Buongiorno a tutti. Io sono Carlo Franceschi, appunto, sono dell'Associazione Boscaioli Pistoiesi e sono il referente di AIEL per il Centro Italia. Ora vi dico due schierate e poi si guarda. Innanzitutto mi devo complimentare col sindaco di Rio Lunato perché insomma, l'esperienza e la competenza che ha non si ritrova facilmente negli amministratori, devo dire questo. E poi soprattutto molti degli aspetti di cui ha parlato si rispecchiano pari pari nella realtà dell'Appennino Pistoiese, per cui insomma, diciamo che siamo due falde dello stesso tetto sotto questo aspetto. Allora, innanzitutto, prima di parlare insomma, di quelle che sono le esperienze toscane, vorrei guardare alcuni aspetti per quanto riguarda i combustibili legnosi, aspetti legati all'organizzazione della filiera e qualche costo di produzione rilevato sul campo direttamente con i produttori. Allora, fino a qualche anno fa non c'era una norma comune europea che classificava i combustibili legnosi. Le prime norme che sono uscite e sono ancora utilizzate, in particolare dai produttori delle caldaie, sono le ONORM austriache. A metà degli anni 2000 è uscita la norma EN14961, che nelle sue varie articolazioni al punto 4 riguarda il cippato, cioè il combustibile più, diciamo, più oggetto magari anche della nostra discussione di oggi. Questa è la norma rivista nel 2011 che fissa le caratteristiche e la classificazione del cippato in base alla granulometria, in base al contenuto idrico, il contenuto in ceneri, densità sterica, e potere calorifico inferiore. E ora non vi sto a tediare con tutti questi numeri, però diciamo che la norma poi classifica il cippato in A1 e A2, cioè quello di qualità migliore, che derivano generalmente da piante intere senza radici, tronchi, residui di lavorazione delle latifoglie. Il cippato B1, quello diciamo più umido, che deriva da piantagioni legnose, short rotation e legno da manutenzione di giardini. Come vedete qui abbiamo alcune caratteristiche, qui per esempio c'è il risultato di un taglio a raso di conifera dove i tronchi, se non vengono destinati alla lavorazione, vengono destinati al cippato di classe A1 e A2, mentre la ramaglia fine viene destinata al cippato di classe B. Il cippato di classe B è quello più adatto a grossi impianti, in particolare a quelli dotati di griglia mobile che permettono l'essiccazione direttamente in caldaia prima della combustione. Ovviamente il cippato in classe A1 e A2 è quello più adatto a piccoli e medi impianti anche di carattere domestico. Un esempio, vedete, cippato P31,5 M23. In base alla norma vuol dire che almeno il 75% in peso ricadente nella frazione uguale o superiore a 8 mm e uguale o inferiore fra 31 e 5 mm. La frazione fine dimensioni inferiori a 3,5 mm uguale o inferiore all'8%, frazione grossolana percentuale in peso uguale o inferiore come lunghezza massima superiore a 45 mm e tutte quelle inferiori a 120 mm superficie massima attraversata inferiore a 2 cm quadrati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una sovralunghezza
nella sua sezione trasversale non deve avere una superficie maggiore di 2 cm quadrati. Contenuto idrico M 23%, quindi uguale o inferiore al 25%. Questo sarebbe un cippato in classe A1 sempre che la percentuale in ceneri non sia superiore all'1%, altrimenti scatterebbe nella classe A2. Il contenuto idrico, da non confondere con l'umidità, si può misurare direttamente in campo e questo aiuta molto nell'organizzazione di una filiera razionale. La misurazione si può fare prima della scippatura direttamente sul tronco intero oppure dopo la scippatura. Questo è un rilevatore a sonda che ha un margine d'errore un pochino più elevato dell'analizzatore dielettrico. Qui si viaggia su un margine di errore intorno al 2,5%, l'analizzatore dielettrico dà un margine di errore inferiore all'1,5%. Questa è una dichiarazione di qualità del cippato rilasciata da AIEL. AIEL fa questo servizio in collaborazione con il TESAF dell'Università di Padova, a cui vengono inviati i campioni per le analisi. Questo è un campione della cooperativa Bosco Domani, è un'azienda, una cooperativa di imprese agroforestali della montagna pistoiese. Grazie, un po' di diluente ci vuole ogni tanto. Grazie mille. Qui ora ci sono alcuni grafici, ma si fa veloci. Praticamente questo grafico indica come contenuto idrico e potere calorifico siano strettamente correlati. Quindi a un maggior contenuto idrico corrisponde un potere calorifico minore. L'energia primaria, diciamo a grandi linee, un litro di gasolio produce 10 kWh quanto all'incirca un metro cubo di metano. Un litro di GPL che viene utilizzato come combustibile da chi è vocato al suicidio, 6,82 kWh. Un litro di gasolio corrisponde all'incirca 3 kg di cippato con contenuto idrico M30 che sviluppa un potere calorifico di 3,4 MWh a tonnellata. 2 kg di pellet, perché il pellet è densificato. Un litro di CPL corrisponde a 2 kg di cippato, un litro di GPL a 1,5 kg di pellet. Questo è un costo dell'energia primaria, un costo dell'energia primaria riportato al maggio 2011, confrontando i prezzi dei vari combustibili, si vede come il cippato di per sé abbia, come energia primaria abbia un costo inferiore anche alla legna da ardere. Questo è il costo dell'energia utile con sistemi differenti, anche qui si vede come il cippato si collochi diciamo al di sotto della legna acquistata e appena al di sopra della legna autoprodotta, per il semplice motivo che sulla legna autoprodotta diciamo a livello familiare non si considera la manodopera. Come garantire la qualità dei combustibili legnosi? Oltre al controllo dei parametri qualitativi è importante curare la logistica. Per cui in questi anni per il cippato di maggior qualità, quindi classe 1 e A2 e per la legna da ardere, si stanno sempre più diffondendo le piattaforme logistico-commerciali, dove praticamente c'è una struttura coperta, un piazzale per lo stoccaggio del legname che viene magari stagionato intero e poi scippato al momento.
Alcune situazioni più evolute portano anche a, hanno anche dei sistemi di essiccazione e condizionamento del cippato successivamente alla cippatura, appunto. Per quanto riguarda il cippato di classe B, vale la vecchia regola che la roba meno si tocca e meno costa, per cui si cerca di ottimizzare al massimo l'organizzazione del cantiere in bosco e fare immediatamente il trasporto alla centrale, anche perché essendo un cippato con un contenuto idrico molto elevato ha un prezzo, diciamo, inferiore, e quindi diminuire il più possibile i passaggi è importantissimo. Questo è un esempio di piattaforma per il cippato in Alto Adige, vedete, cioè la struttura coperta, il legname da cippare, e la ruspa per la movimentazione del materiale, il vaglio, in questo caso siccome si produce un cippato di elevata qualità, quindi è giustificato anche il costo della vagliatura. La vagliatura permette di eliminare le sovralunghezze e quindi di avere molti meno problemi, soprattutto sugli impianti piccoli. Qui c'è, la piattaforma è dotata anche di una centrale a biomassa interna proprio per il condizionamento del cippato. Vedete, il cippato commercializzato è un P45M15, quindi classe A1 con un contenuto idrico molto, con potere calorifico molto elevato. E in Toscana qualcosa iniziamo a fare anche da noi. Questa è la piattaforma logistico-commerciale di Campo Tizzoro, località nel comune di San Marcello Pistoiese. L'inizio è stato uno studio di fattibilità dell'Arzia, l'ex agenzia per lo sviluppo agricolo della regione toscana, insieme ad AIEL, sul progetto Biomass Trade Center. E praticamente la provincia ha fatto questa determina dove si dà l'affidamento diretto per la progettazione definitiva, la realizzazione e la gestione alla cooperativa Bosco Domani, in base alla legge 244/2007, ovvero la finanziaria 2008, che prevede in questo caso l'affidamento diretto a cooperative agroforestali situate nelle zone montane. Il progetto è stato presentato su un bando del GAL Garfagnana, quindi sull'iniziativa Leader, e appunto l'affidamento è alla cooperativa Bosco Domani. Questo è il render di massima, diciamo, della struttura coperta, dove qui c'è un piccolo ufficio e il tamponamento laterale è fatto in tavolame distanziato di circa un centimetro per garantire la reazione del materiale. Questi sono i dati, quindi 5.600 metri quadri di struttura coperta, di piazzale, scusate, 500 metri quadri di struttura coperta modulare, in previsione anche di poterla ampliare, superficie inghiaiata 3.600 metri quadri, quella asfaltata 1.500 e via andando. Il totale dell'investimento è previsto di 120.000 euro. Costo del cippato, vediamo alcuni esempi proprio rilevati sul campo. È un po' il conto della massaia, però abbiamo scelto di presentare questi conti fatti direttamente dalle aziende, cioè che vivono sulla propria pelle il problema dei costi. Quindi non vi aspettate niente di particolarmente raffinato, ecco. Quindi diciamo questa è la filiera più avanzata che abbiamo sull'Appennino pistoiese, quindi ovviamente il solito taglio con motosega, l'esbosco con gru a cavo, questa rappresenta allo stato attuale la situazione più avanzata che siamo riusciti ad ottenere nella nostra realtà territoriale. Abbiamo provato anche con gli harvester, ma è più la perdita di tempo nel fare manovra con le macchine che a fare il taglio effettivo. Lo sbosco con gru a cavo permette di sboscare la pianta intera
e di lavorarla all'imposto, per cui la produzione principale in questo caso è la faleria di castagno, che è la, diciamo, la produzione di punta della montagna pistoiese. Qui vedete c'è la macchina per la decorticazione dei pali e la cippatura della ramaglia di risulta, che in genere ammonta all'incirca il 50% sulla faleria di castagno, anche perché si fa il conto sugli scarti, sui pali storti, comunque non sufficientemente adeguati per la commercializzazione. E successivo consegna, una volta stagionati, consegna all'impianto. Questi sono due esempi di costi, uno fatto su paleria di castagno, dove i costi sono stati ripartiti in percentuale fra la paleria e il cippato. Non vi sto a mettere in croce i conti. E alla fine il costo franco partenza c'è risultato di 52,58 euro. Questi sono dati rilevati l'anno scorso, se poi considerate l'aumento dei carburanti, insomma, probabilmente sarà anche di più. Questo invece è su taglio raso di conifera, in questo caso abbiamo preso l'esempio di una conifera che non ha valore commerciale, e quindi praticamente tutti i costi sono stati imputati alla cippatura, e qui si sfiorano i 60 euro. Vi prego di prendere questi costi con le pinze, perché quello che succede su un versante può cambiare completamente su un altro. Ci sono aspetti legati per esempio alla viabilità forestale, che spesso è insufficiente. Considerate che in Austria hanno una viabilità forestale media di 40 metri a ettaro di camionabile e di 40 metri a ettaro trattorabile. In Italia siamo sulla media di 18 metri per la camionabile e di 6 metri per la trattorabile. Quindi, oltre alle difficoltà della maglia poderale talmente stracciata, come diceva anche il sindaco prima, abbiamo anche una scarsa viabilità, per cui le condizioni di lavoro, i costi possono variare tantissimo. Poi abbiamo fatto delle valutazioni sui costi di trasporto. Qui abbiamo preso in considerazione diverse località nella provincia di Pistoia e diverse tipologie di mezzo, dall'autotreno al camion più piccolo, al trattore. Anche qui abbiamo preso diversi aspetti, però vi porto direttamente in fondo per farvi vedere come, in base, se noi valutiamo quello che trasportiamo in base al contenuto energetico, a mano che il contenuto idrico del cippato aumenta, salgono anche i costi di trasporto. È chiaro, trasportiamo più acqua. Questo è un esempio di una tabella fatta sulla base delle classi di cippato e sulla base del contenuto energetico e quindi del costo a megawattora. Con una base di 25 euro a megawattora abbiamo questi costi. Per esempio il cippato che va dal 15 al 20% sulla base del contenuto energetico avrebbe un prezzo di 103 euro la tonnellata. Questo è un esempio di tabella per il cippato in classe B. In genere il cippato in classe B è quello che va dal 35% di umidità in poi, però qui abbiamo considerato anche un contenuto idrico inferiore, perché magari può essere il caso di un'essenza legnosa che ha una percentuale in cenere maggiore dell'1,5%. Questo è un esempio. Anche questo è un esempio, una simulazione, diciamo, di quello che può essere il costo presso una centrale, considerando
un prezzo di 22 euro a megawattora, quindi si verrebbe cippato con un margine, con un prezzo di 81 euro al 25% di contenuto idrico, con un margine di euro a tonnellata di circa 11 euro. Magari fosse sempre così. Servizi energetici, abbiamo diverse tipologie, qualcuno l'ha accennata anche il sindaco prima, la semplice fornitura di cippato a volume peso, indipendentemente dal contenuto energetico, la fornitura di cippato a contenuto energetico con un contacalorie presso la centrale, dice: io ho prodotto tanti kilowattora, ti ho mai portato tante tonnellate, e si fa tutti i conti del caso, io te lo pago in base ai kilowattora prodotti. Poi c'è la fornitura di cippato più manutenzione delle caldaie, quindi la gestione di un impianto già realizzato, e questo è il cosiddetto modello PEC, contratto di prestazione energetica. E poi c'è la fornitura di calore, il cosiddetto contracting puro, dove il soggetto che fornisce il cippato è anche quello che realizza l'impianto presso il cliente e gli vende il calore. Un esempio, una tonnellata di cippato al 30% fornisce 3,4 megawattora di energia. Un esempio, prezzo del cippato 80 euro la tonnellata più IVA 10%, prezzo di vendita dell'energia 85 euro a megawattora più IVA, il valore energia tonnellata di cippato è di 289 euro, quindi il contracting puro diventa una cosa estremamente interessante. Alcuni esempi, questo è l'impianto di teleriscaldamento di Camporgiano, in Garfagnana, provincia di Lucca. Qui c'è un disegno fatto dai bambini delle scuole. Camporgiano ha un grande cuore caldo. Questo è uno dei primi impianti fatti in Toscana. Riscalda 11 utenze, per cui asilo, scuole, e le ATER, cioè le case popolari, centro museale, centro servizi e così via. Il cippato è fornito dalla comunità montana della Garfagnana. Qui poi se vi verrà messa a disposizione la presentazione, vi potete divertire sulle cifre. Vi dico solo che a fronte di 63.000 euro di spesa di gasolio pre-intervento, cioè abbiamo una spesa di 11.000 euro di cippato. Questo è l'impianto di San Mommè, comune di Pistoia, 580 kW di potenza, 83 utenti fra cui un albergo, prezzo di vendita del calore 82,50. Qui è un modello di contratto di prestazione energetica. Stiamo in questi giorni, la cooperativa Bosco Domani sta prendendo in consegna l'impianto proprio per svolgere questo tipo di servizio. Questo è un caso molto interessante per le realtà produttive, è l'azienda floricola Natali Stefano di Pescia. La floricoltura pesciatina è in crisi proprio per gli elevati costi di produzione dovuti al riscaldamento. Qui abbiamo una prima risposta concreta a questo problema. Vi porto subito a vedere i conti. Anche questi fatti nel 2011, si sostituiscono 100.000 litri di gasolio e 12-13, è un olio pesante, con un prezzo dell'anno scorso di 71 centesimi al litro, c'era una spesa di 71.300 euro all'anno, è stato sostituito con 390 tonnellate di cippato a 80 euro la tonnellata, quindi 31.200 euro di cippato, quindi un risparmio annuale di 40.000 euro. Fra l'altro, in questi giorni l'azienda ha ottenuto anche i certificati bianchi che gli rendono 9.500 euro l'anno per 5 anni. Se considerate poi che quest'anno il gasolio per le serre viaggia allegramente intorno all'euro, fatevi voi i conti. Questo è un impianto che sta entrando in funzione ora, l'Istituto Marchi Sismondi di Pescia, è proprietà della provincia,
sono due caldaie della potenza installata di 1250 kW. E qui ci sono alcuni aspetti tecnici, fra cui la cosa che a me piace particolarmente è il deposito con alimentazione a rastrelli, perché non lascia angoli vuoti e tira via tutto il combustibile. Alcuni aspetti ambientali, ora qui si vede un po' male, ma insomma ho finito. E, insomma, si vedono bene i vantaggi. Un'ultima considerazione: facendo parte di un'associazione di boscaioli, il punto di partenza della filiera bosco legno energia è lui. Parte da qui, non dalla fine. Vi ringrazio.